Vada a tenerla, sì, che non la sentiva più. Siamo tutti green, quindi. 3, 2, 1. Uno sport che porta con sé gli eventi delle gare. Riassume quello che è l'essenza dell'orienteering, in questo caso della FISO. Che è Roberto Failoni e a questo tavolo il presidente della PT Alpe Cimbra, Nicola Porti. Io direi però che lasciamo subito a padrone di... Ci tenevo particolarmente a essere presenti, innanzitutto per ringraziare il presidente Anesi, da una parte, e anche il presidente Port, dall'altra, che meravigliato, soprattutto perché già era volte al volo. Siamo riusciti a fare degli eventi importanti e quindi motivo più di andare a far conoscere il nostro territorio a paesi che in alcuni momenti facciamo anche fatica a raggiungere, no? Come il paese sia bravo atleticamente, che sia scarso come noi, no? Ecco, ma lo può fare. Chiaramente deve capire come... Bene, questo video ha riassunto un pochino quelli che... Deve guardare ai risultati sportivi prima di ogni cosa. E abbiamo voluto testimoniare Mariani, una campionessa europea che ha ottenuto il titolo in Portogallo, e rispetto ai dati sportivi testimoniano questa crescita. Diciamo che il Trentino ci ha portato fuori mondiale master, che significa portare 3-4 mila persone. Organizziamo la prima festa dell'orientamento e sarà un modo per testimoniare a chi ci è stato vicino. Grazie, grazie. E naturalmente grazie. Questa. Grazie. Grazie. Nazionale di Trieste, sì, non, diciamo che con lo studio ha vinto la sprint il primo giorno e successo assolutamente inaspettato che però che ci sono in questo territorio e quindi preparare meglio la prossima stagione. Infatti, per noi è certamente un orgoglio, no Daniela, poter ospitare questi grandi campioni sul nostro territorio, poter dire che lo avete scelto all'insegna dell'orienteering. Abbiamo il piacere di annoverare quindi questa bellissima federazione. Assessore Roberto Failoni, oggi si rinnova la partnership tra FISO e Trentino. Sì, uno sport diciamo magari poco conosciuto, che però sta portando risultati molto importanti, ci sta portando anche un turismo importante e quindi credo l'ennesima dimostrazione di quanto lo sport possa fare per il turismo trentino, soprattutto anche per la comunità trentina. Quando si parla di natura, il Trentino è sempre lì, pole position. Beh, credo che l'orienteering sia l'esempio di quanto abbiamo appena detto, insomma, quindi avanti, orgogliosi di questa nuova partnership in cui noi crediamo fermamente insieme al territorio che compone questo straordinario sport. Anche le società trentine si distinguono per operosità. Beh, direi proprio di sì, insomma, noi per quanto riguarda lo sport stiamo cercando, malgrado il periodo anche difficile, di dare risposte veloci e immediate. Credo anche che ci stiamo riuscendo, sia per quanto riguarda gli impianti che anche l'attività operativa. Trentino, luogo di natura e habitat naturale per la pratica dell'orienteering. Sì, siamo molto contenti, direi orgogliosi di ospitare qui in diversi momenti dell'anno i grandi atleti dell'orienteering nazionale e vediamo che i risultati poi ripagano noi e ripagano loro di tanti sforzi e di tanto impegno durante tutto l'anno. E abbiamo scelto il luogo più vocato del Trentino, quindi l'Alpe Cimbra, che nel tempo ha organizzato già grandissime competizioni, ma soprattutto si è strutturato proprio come territorio per consentire sia ai momenti di raduno che anche ai singoli atleti, ma anche a singoli appassionati, di vivere questo luogo bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma anche ben strutturato e organizzato per quanto riguarda l'orienteering. Questo va ad aggiungersi a tante altre nazionali che hanno scelto il nostro territorio, il nostro Trentino, come luogo vocato per la preparazione, per gli allenamenti istituzionali, per gli allenamenti
eventi ufficiali prima delle grandi competizioni, e questo fa davvero del Trentino un luogo bello da vivere e con un'accoglienza credo davvero speciale. Uno sport ritenuto strategico anche per andare, diciamo così, ad insidiarsi all'interno di mercati del Nord Europa. Sì, uno sport importante, magari non conosciutissimo in Italia, però insomma insieme stiamo lavorando perché lo sia sempre di più, e per noi davvero strategico per alcuni mercati importanti, in particolare la Scandinavia e il Nord Europa, è una clientela per noi davvero, davvero importante, e grazie all'Orienteering riusciamo a far giungere loro un messaggio davvero positivo. Nicola Porta, l'Alpe Cimbra, pronta ad accogliere l'Orientieri. Certamente, da sempre siamo una località vocata al turismo, ma anche allo sport e soprattutto agli sport che guardano alla disabilità, come lo sport orientamento, che guardano alla natura, all'ecosostenibilità, e quindi diciamo che l'Alpe Cimbra si sposa appieno con lo sport orientamento. Sergio Anesi, la FISO, una federazione che si inserisce alla perfezione in questo territorio. Sì, direi il Trentino è una partnership ideale per quanto riguarda anche i valori che portiamo avanti come FISO, legati alla sostenibilità, all'ambiente, alla cura dell'ambiente, alla gestione del patrimonio, per tramandarlo agli altri nelle stesse condizioni. Credo che in Trentino noi troviamo tutte quelle caratteristiche che possono essere importanti sia per l'attività agonistica che per l'attività promozionale, e perché no anche, come si diceva durante la conferenza stampa, per i master, e quindi riuscire a portare in Trentino diciamo tutte le generazioni di orientisti. È qua che sono nati anche i successi dell'Orienteering in questa annata spettacolare per lo sport italiano. Sicuramente sono nati qui, nel senso che qui si sono fatti molti dei raduni, ma voglio anche ricordare che abbiamo la collaborazione di tante società sparse in giro per l'Italia, di tanti comitati e delegazioni che stanno lavorando per far sì che questo sport possa emergere, e poi pian pianino io mi auguro di riuscire a coprire un po' in tutta Italia quelle che sono le opportunità che abbiamo riscontrato qui in Trentino e che ci hanno garantito la possibilità quindi di far fare più allenamenti ai ragazzi, di ampliare il numero dei raduni e di partecipare alle manifestazioni internazionali. Senza gli sponsor sarebbe molto difficile, dico la verità, poter competere con altre nazioni. Noi lo facciamo anche garantendo ai ragazzi, quindi attraverso gli amici e gli sponsor che ho alle spalle, una grande possibilità di attività agonistica. Iris Pecorari, campionessa europea in mountain bike orientamento. Che cos'è l'orienteering? Concentrazione. Senza la concentrazione non si riesce a fare le scelte giuste e quindi metterci meno tempo possibile. E poi c'è la gioia. Sì, quella sempre. Chi è arrivato primo? Francesco Mariani, campione del mondo junior. Cos'è l'orientamento? Orienteering per me è anche passione e divertimento. Senza di questi non riuscirei a farlo e a ottenere certi risultati. Giù dal podio, quarto ad un mondiale, Ilian Angeli. Sì, no, anche comunque per me Orienteering è passione, perché è stata trasmessa da mio padre, ma è anche agonismo, perché comunque è lo sport in cui mi impegno molto e che mi permette di ottenere grandi soddisfazioni.